Ignazio Labbalo, che esiste, che è. Chavez dice, no? E gli fanno la domanda, qual è il rapporto tra la rivoluzione bolivariana e quella marxista? Cioè che quella bolivariana aggiunge anche una dimensione morale oltre che economica. Caspita, hai capito di Marx? Cioè questa palla, ovviamente Chavez che ne sa, no? Come dirigente politico che ne sa, è evidente. Questa palla però si spiega politicamente. Ma scusate, ma non sono esattamente episodi di stalinismo? È uno degli aspetti dello stalinismo, è proprio questo, no? Quello di spacciare per teorico qualcosa che è imposto dalla necessità. Forse Giacchè ci dovrebbe aiutare a capire che il bolivarismo ha scoperto quello che l'economia del cosiddetto socialismo reale aveva scoperto 40 anni fa. Allora, questo è anche importante, perché attenti, lo stalinismo non solo non è morto, ma viene riproposto da situazioni reali. Cuba isolata non sopravvive, ha bisogno di una curvatura stalinista. Il culto di Che Guevara, invenzione di André Martì. José Martì è un bolivare più a sud. Perché se non aveva con quanto una filosofia di Che Guevara? La filosofia, in realtà, diciamo, un'azione ha fatto un'azione antiimperialista, cioè ha propagandato l'antiimperialismo. Certo, però tu comprendi che anche questa è una cosa interessante, no? Io credo che con il nostro modo di leggere, noi potremmo fare questa esperienza, no? Di leggere i diari del Cellulina. Quindi un testo scritto da lui, un documento suo. È reperibilissimo. Noi capiremmo che avevano ragioni i sovietici, era un avventuriero. Lo capiremmo dal suo testo. E capiremmo che allora quando si dice lui era per la rivoluzione internazionale quasi trotskista, non è vero, lui non era marxista, appartiene a una tradizione latinoamericana, che è una cosa diversa. E se comprendiamo questo, allora comprendiamo anche quella faccenda del nazionalismo continentale. Però appunto questo senso della distinzione, della particolarità, io credo che ci venga anche dal modo in cui andiamo a leggere, a scrivere, eccetera. Per questo dico, è molto importante il tipo di lavoro che facciamo, se lo facciamo sul serio. Scusa Stefano, mi scusi un passaggio che sta dicendo, e questo è stalinismo, cioè spacciare per teorico? Il Calzadiglia, il compagno cubano, mi dice, ma guarda Stefano, ci stanno un sacco di preti che sono rivoluzionari. Questa giustificazione della tesi che è di una possibile convergenza tra i valori del cristianesimo e i valori del marxismo. Che cosa vuol dire questo? Io personalmente sono diventato comunista per amore delle donne che trattate male. Una sofferta coscienza femminista può essere una strada del comunismo. Ha senso una cosa del genere? Non ha senso. Perché l'esperienza personale mi ha fatto biografico mio, no? Aspetta. Allora, che voglio dire? Quando tu spacci un fatto che è legato a certe contingenze particolari e di cui tu hai bisogno politicamente, per qualcosa che ha un senso sul piano dei principi e della teoria, quella è un'operazione interessante. Sai, una cosa drammatica avvenne quando a un certo momento Ribbentrop e Molotov fecero il patto, perché da quel momento fu proibito ai partiti comunisti parlare male di Hitler, e loro avevano parlato male sempre, e a un certo punto si è messo in pericolo l'unità fascista, perché questi non potevano più criticare Hitler, cioè hai scambiato, no, la necessità politica con un fatto di principio. Questo è drammatico. Allora il marxismo diventa, la cultura in generale diventa uno strumento dell'azione politica, non è così. La cultura deve dire il vero, la politica deve vincere, la scienza, la filosofia deve dire il vero, un'altra cosa. Scusa, ma perché tu una volta, a parte l'ingenuità di andarglielo a dire, ma perché tu una volta che io leggendo gli articoli di compagni francesi ha detto questi sono nazionalisti, perché loro sono nazionalisti,
tu hai detto, se deve dire, allora non glielo devo dire, però devo pure fargli vedere che loro, la France, toujours la France. Dunque, l'episodio è questo, per la prima volta noi andiamo a pubblicare una traduzione di un articolo con parli francesi sulla loro vita, questo fregnone. Gli mette un cappello, gli dice, ah, tutti i coglioni siete nazionalisti, ma con la prima volta stabiliamo un contatto. No, a parte ingenuità, a parte questa che c'è, a parte ingenuità, ma allora è come ti relazioni sul fatto che tu devi trattare con dei compagni che sai che sono nazionalisti. Quando uscirà la nuova unità nuova? Con la dialettica, come intendiamo noi, non è che c'entra tanto. Quando uscirà la nuova unità? Nuovamente la nuova unità. Ci sarà uno di tre possibili articoli che risponda a questa tua domanda. Per esempio, appunto, questa cosa del compagno dell'ST, io faccio una premessa, cui dico, questi sono i pregi del movimento, alcuni temi suscitano qualche perplessità, per esempio su questo noi apriamo un dibattito e glielo propongo alla Camera, guarda un po', sta attenta, io propongo di fare così, ma decidi tu. Per esempio il tema, l'autonomia dei movimenti dei partiti. Prende in giro la gente. E quando mai nei movimenti c'è una coscienza politica chiara? Non c'è manco i partiti per adesso. Adesso non ci sono manco i partiti. Infatti l'assenza di partiti diventerebbe. L'assenza di partiti, capito? Allora anche la società di calcio ci sono idee chiare. Però una cosa è certa, ribadire l'autonomia della cultura, la necessità politica. Oh, scusate, io torno alla faccenda nostra. Io vorrei questo, molto, molto semplicemente, senza nessun dramma. Noi siamo impegnati, ma possiamo disimpegnarci in due cose. Questo libretto e un rapporto con la nuova unità. La foto della nuova unità significa due cose. Primo, noi dovremo entrare nell'ottica di partecipare alla discussione politica della nuova unità e quindi della costituzione della rivista. Secondo, l'impegno non solo alla diffusione della rivista, che è cosa burocratica, ma alla costituzione di un gruppo che fa riferimento qui a Roma alla nuova unità. Se no non ha nessun senso che i compagni ci mandano. Tra l'altro, quando noi andavamo la prima volta, furono stabilite alcune condizioni per cui noi ricavavamo anche un minimo di soldi, che però ci servono poi, insomma, no? Perché se dobbiamo andare a Firenze, adesso è diventata una cosa, no? Un'impresa economica. Allora, io vorrei che fosse chiaro questo. Se noi usciamo da qua dicendo continuiamo il lavoro, vuol dire che noi ci impegniamo a fare i libretti in quel modo che dicevo, prendiamo l'impegno di presentarlo quando uscirà e quindi di dirigere una discussione e quindi metterci in condizione di farlo, e ci impegniamo nella pratica con la comunità. C'è un aspetto fondamentale, noi abbiamo stabilito mille volte. Queste sono le lingue che controlliamo, queste sono le traduzioni che possiamo fare. Non meraviglia nessuno se il 90% delle traduzioni ultime le ho fatte io o lei. Non può andare così, non può andare non per una questione morale. L'impegno, insomma, se noi dobbiamo funzionare come gruppo. Se non funzioniamo come gruppo, scegliamo il gruppo, non ci pigliamo in giro. Se le traduzioni le devo fare io, le faccio io. Chi se ne frega, le faccio io. Se le dobbiamo fare come gruppo, io spero che le facciamo come gruppo, perché è più serio, è più importante. Ah, sì. No? Ecco.